Benvenuti al tutorial numero 12 sul linguaggio PHP. In questo tutorial vediamo come creare delle funzioni che ricevono dei parametri. E in questo caso vogliamo creare una funzione data. Quindi function, parola chiave, il nome della funzione, in questo caso è data, come parametri riceverà il giorno, il mese e l'anno e restituirà appunto la somma, cioè la stampa della data, non la somma. Quindi scriviamo. Giorno, mese, anno, i parametri, quindi giorno, mese, anno. Naturalmente quando lo andremo a richiamare dovranno essere in questo ordine, altrimenti li darà mischiati, insomma. Se al posto di giorno richiamiamo prima il mese, lui stamperà come giorno il mese, quindi bisogna anche stare attenzione, devono essere nello stesso ordine. E deve stampare a video la variabile giorno. Poi deve dare lo slash, poi la variabile mese, e poi e dove cavolo è? Ok, e poi l'anno e il punto e virgola. Quindi stampa il giorno, poi mette lo slash, mese, slash anno, come il formato delle date, e noi naturalmente la andiamo a richiamare scrivendo data e passiamo 30 gennaio 1994. Ecco, 31 1994. Quindi questa funzione prende in input questi tre variabili, li stampa e noi la richiamiamo poi all'interno. Naturalmente si può sempre fare anche così, G assegniamo 30 e poi qui scriviamo G. Questo è sempre fattibile. E il tutorial finisce qui. Nel prossimo tutorial vediamo infine come creare delle funzioni che abbiano un return value. Quindi io vi rimando al tutorial numero 13.